Il ciclo 10 è il padre di un ciclo numerico. Quando l'intera creazione di Dio vale 7 giorni, ciò accade perché il suo posto è di 3 unità tra quelle del ciclo intero formato dal 10. Dobbiamo capire che cosa rappresentano queste 3 dimensioni, così contenute nel ciclo di 10 unità. Sono diversi aspetti, sono le forme delle componenti, come quelle che si chiamano gli assi cartesiani, dove il volume è tutto lo spazio. E allora ha 3 componenti che lo compongono e che, moltiplicandosi tra di loro, determinano il volume. In effetti una linea infinita è solo un punto della sua perpendicolare, in modo che questa linea perpendicolare non può rappresentare l'infinito in tutte le direzioni dello spazio che è perpendicolare. Dio è l'infinito, ed è l'infinito in ogni direzione. Così, mentre l'unità di Dio è come il tempo, che occupa solo una riga e una sola direzione, così il Dio che sceglie di essere rappresentato in una geometria di rapporti può occupare solo un punto nella presenza del tempo, mentre ne occupa 3 nella presenza delle componenti spaziali. Pertanto il Dio infinito, esteso come l'universo infinito, nel campo definito, può essere rappresentato solo da 3 direzioni principali, che sono 2 componenti definite nel tempo della presenza, mentre la terza componente non è definita, è infinita, in un tempo infinito che si svolge secondo l'asse perpendicolare a questo piano della presenza. In questo modo noi stiamo assistendo all'unico momento di rappresentazione del Dio uno, che Dio ha mostrato a noi stessi e che noi consideriamo come quell'attimo fuggente, come quel presente che rappresenta tutta la nostra momentanea durata nel tempo. Lo spazio, che invece abbiamo lontano in questo piano della presenza, è rappresentato in un momento solo della presenza di tutto l'universo, che è percepita da ogni osservazione possibile all'osservatore della fisica, che è sempre un soggetto singolo riposto nell'unico osservatore che ogni volta osserva il mondo. Ebbene, il rapporto 3:1 è la regola generale di questa rappresentazione. Questa rappresentazione poi è fatta da elettromagnetismo, e così il rapporto 3:1 diventa la velocità della luce che sta ordinando tutta la presenza contemporanea che ogni osservatore percepisce. Si tratta di una velocità assoluta, dato che tutto ciò che è contenuto nel piano generale della nostra osservazione è già presente nella nostra osservazione. Quindi nessuna altra velocità può essere più veloce di questa, che rende presente tutte le cose lontane. Noi vediamo il sole che splende 8 minuti or sono.
è una velocità assoluta che non può essere accelerata. Noi non possiamo arrivare a vedere il Sole per come sta splendendo in questo momento, perché essendo lontano nello spazio è lontano nel tempo, e tutto quello che appartiene al piano della nostra presenza, a mano che è lontano dal nostro punto di osservazione, diventa anche più arretrato nella sua visione temporale. La regola generale che regola tutto ciò è il rapporto 3:1. Questo rapporto poi, a livello di velocità della luce, assume la dimensione atomica, poiché il totale è 10 elevato a 10, ossia un metro calcolato in tutte le unità atomiche, poiché il piano massimo atomico è 10 elevato al quadrato, all'interno di 10 alla 10, tutto il possibile spostamento lineare è dato da 10 alla 8. Quindi noi avremo espresso alla dimensione 10 alla 8 il rapporto assoluto 3:1 della velocità della luce. E questo è un rapporto assoluto che non dipende dall'errore fatto da Einstein, che, riferendosi a un'osservazione non assoluta ma reale, osservando la velocità reale della luce, l'ha osservata per forza più lenta, cioè che percorre per forza meno spazio nel tempo, a causa di una sezione unitaria che non è quella assoluta, in cui esiste nella sezione solo spazio, tanto che il tempo sia tutto messo nella linea del flusso. No, anche la sezione è spazio temporale, quindi ha anche del tempo dell'unità aggiunto nel lato della sezione, il quale quindi non è più 1 al quadrato, ma è 1,00069 rotti al quadrato, e di conseguenza, essendo più ampio, percorre meno di 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Ma questi sono proprio argomenti in linea all'errore macroscopico che fa l'uomo quando, addentrandosi nel dettaglio dei numeri e delle osservazioni, perde di vista un po' le condizioni della verità generale, che sono quelle condizioni che io qui sto cercando di svelare nel momento nel quale io mi rivolgo addirittura alla Bibbia come alla sedimentazione reale di quello che c'è di ideale all'interno dei valori assoluti, e che viene poi affidato per tradizione ai testi sacri e in particolare a quello della Bibbia. Dio è il rapporto 3:1 che esiste tra le tre dimensioni di Dio e la dimensione unitaria. E questa è la regola generale che noi dobbiamo seguire per vedere. Non è possibile accelerare la presenza oltre questi limiti, come non è possibile vedere ora il Sole se non arretrato degli 8 minuti che la luce ha impiegato per percorrere tutta la distanza e arrivare fino a noi. Visto che la luce del Sole non dipende da noi, noi non possiamo accelerarla, e questa è la velocità assoluta che non dipende da noi e che è quella che forma la nostra visione. Ecco perché la velocità della luce non può essere accelerata. Ma se voi andate, solo per fare un momentino di fuga in questi ragionamenti, a considerare perché è stata considerata assoluta la velocità della luce, essa è stata considerata assoluta perché la luce emessa su un treno velocissimo che è diretto verso di noi osservatori, essendo lanciata da un soggetto che già ha una sua velocità verso di noi, dovrebbe arrivarci a una velocità più grande, visto che è lanciata da un oggetto che è in movimento molto veloce. Più veloce rispetto alla luce che è lanciata da un oggetto fermo come un lampione. Chiunque direbbe, anche la luce può essere accelerata se essa è lanciata da un faro su un treno velocissimo, su un jet che sta venendo a una velocità pazzesca verso di noi.
Ma quando noi osserviamo che velocità arriva la luce, sorpresa, arriva sempre alla stessa velocità. E l'uomo si stupisce, come mai? Perché è una velocità assoluta? E qui nasce lo sconcerto dell'osservatore, dico, ma per quale motivo la luce non è accelerata? Ha una velocità che è sempre quella, quindi è assoluta. Ma la velocità della luce è la velocità con la quale noi avanziamo nel tempo e non possiamo vedere più veloce della nostra velocità con la quale noi avanziamo nel tempo. Ci sono delle velocità più veloci, ma il loro effetto che è ottenuto è che chi ha questa velocità più veloce si avvicina a noi. Di conseguenza, infatti, noi vediamo che c'è una bella differenza tra la luce lanciata dal lampione, che non si muove, e la luce lanciata dal treno che non si muove. Il lampione con la sua luce che lancia rimane sempre lì. Invece a un certo punto la luce che esce dal treno, a un certo punto ha bruciato tutta la distanza che esisteva e è arrivata alla stessa posizione di me che la osservo. Quindi è stata più veloce rispetto a quell'altra, perché ha bruciato del tempo, che all'atto pratico è lo spazio reale che noi stiamo vedendo simultaneamente nello stesso attimo, però determinato da me che sono l'osservatore. Io che sono l'osservatore sono il Deus ex machina di tutto, io determino tutto, io vedo il mondo dal punto di vista in cui io sono, io vedo il mondo dal punto di vista temporale in cui io sono. Il mondo accetta di essere visto da ogni osservatore a partire dal suo preciso punto di vista. Quindi noi possiamo dire tranquillamente di essere l'arbitro della nostra visione. Vorrei vedere che noi non fossimo l'arbitro della nostra visione. Però noi vediamo secondo queste regole generali del 3 a 1. Perché? Perché vediamo il tutto espresso in velocità e poiché è il volume che viene verso di noi, è il volume espresso da tre dimensioni, la velocità che porta il volume verso di noi nella sua presenza è 3 a 1 e quindi 3 a 1 determina la nostra velocità. Quando poi andiamo a riferire alla luce oggettiva che avendo l'unità a livello atomico ce l'ha a un valore 10 elevato a meno 10 prima, allora noi dobbiamo riferirla a un piano che è 10 al quadrato e che si muove in tutto in 10 alla 8. E a questo punto esprimere il 3 a 1 in dimensione 3 a 8 riferendoli alla luce oggettiva. Però questo argomento è secondario rispetto a quello che sto trattando io. Allora, torniamo dunque a occuparci di questa questione. Se l'assoluto è determinato solo se l'assoluto è determinato allo stesso tempo non solo come uno esistente in potenza, ma anche come uno che esiste in atto, differenziato, solo in questo caso preciso, il Dio assoluto rimane assoluto come un Dio fedele a se stesso. Perché? Perché l'assolutezza implica la mancanza di determinazioni. Allora, o esiste la mancanza di determinazione, o ce ne sono due che sono uguali e contrarie. Allora la presenza di due determinazioni uguali e contrarie sono la stessa cosa di nessuna determinazione, perché corrispondono all'equilibrio perfetto tra gli opposti, ossia a uno zero di squilibrio. Il Dio nostro è il Dio dell'equilibrio. Allora, ogni numero è lo strumento ideale per definire ogni cosa che esiste, perché è uno strumento che appartiene all'ambito delle dimensioni ideali. Infatti, se noi stiamo in una stanza e vediamo una sedia, un tavolo, una lampada, siamo noi che li definiamo in unità, perché arriviamo a capire la parte strutturale intera della sedia
e non uniamo a quella parte strutturale la sedia, non so, magari il libro che ci sta sopra. L'uno è attribuito da noi e ha una tale capacità il sistema numerico di esprimere tutto, perché non differenziando le qualità, ma riferendosi solo a giudizi unitari di quantità, allora è in grado di esprimere anche la quantità assoluta dell'unità, anche la quantità assoluta del 10 e del 10 elevato meno 1. Il numero 1 è un giudizio e come tale appartiene all'anima. In questo modo l'analisi effettuata attraverso il numero ha la possibilità reale di rappresentare anche l'assoluta mancanza di condizioni reali. Questo numero è obbligato ad avere un padre solo e a partire dall'idea di un volume rappresentato da tre linee di componenti che moltiplicate tra di loro come i tre lati del volume poi portano al volume espresso dalla terna dei lati. Ebbene, se noi partiamo dalla verità di un volume che esiste a tre dimensioni, noi possiamo arrivare a due bugie, dividendo la prima volta questo 3 per 3, e allora abbiamo una bugia ridotta al terzo. Ma se simultaneamente facciamo anche la moltiplicazione per 3, allora correggiamo l'errore. Ciò significa che l'errore è 3 diviso 3 uguale 1, e quindi è un errore di avere visto il 3 nel suo terzo. L'errore opposto, che corregge il primo, è di vederlo nel triplo. Vedendo il 3 nel triplo, lo vediamo nel 9. Ecco, il Dio di giustizia è il Dio che corregge i due errori di visione che portano a vedere il 3 come un 1 oppure come un 9. È importante tutto ciò. L'esistenza simultanea di divisione per 3, di moltiplicazione per 3, in verità non cambia il 3, ma lo presenta in due differenziazioni opposte, come la linea del flusso e la sezione trasversale del flusso. In realtà poi abbiamo sempre un 6, perché la realtà è binaria, appartiene alla duplicità del Dio Padre e Spirito Santo, 3 più 3. Ma noi possiamo compiere l'errore di mettere in rapporto tra di loro 3 a 3, allora ci viene fuori la visione di 1, oppure di metterli in una combinazione che porta il 3 a 3 a 9. Ebbene, il Dio di giustizia è il 10 che sistema gli errori e corrisponde al valore giusto, esatto, che media i due errori fatti in questa osservazione fallace, che ci porta a vedere il volume disarticolato in un flusso e in una sezione del flusso. Ebbene, Dio è il padre di giustizia quando si presenta con il 10. Noi lo possiamo vedere e agisce solo il 10. Agisce nella sua potenza, proprio come un unico Dio. E agisce, si moltiplica una volta per se stesso o più volte con se stesso. E si moltiplica una volta, e due volte, e tre volte. Nel primo caso ottiene 10 alla 1, 10 alla 2, e se si moltiplica n volte diventa 10 elevato a n. Questa è l'attività diretta di Dio. Ma poi, come è scritto nella Bibbia, Dio ha dato ad Adamo il potere di essere disobbedito, di essere contraddetto, ossia di essere tolto di mezzo nella autorità della sua potenza. Esiste un processo matematico che toglie di mezzo la base 10 alle potenze ed è il calcolo logaritmo decimale. Il nostro sistema di vedere l'azione
nell'azione uguale contraria, ci porta a vedere l'azione di 10 elevato a 1 nel semplice numero 1, l'azione di 10 elevato a 2 nel semplice numero uguale a 2, perché il logaritmo decimale di 10 elevato a 2 è uguale a 2. Noi, attuando il processo uguale e contrario a quello della potenza di Dio, togliamo di mezzo la potenza di Dio e ci rimane la visione di un universo che sembra fatto di quantità senza Dio. Ma per quale motivo? Semplicemente perché noi stiamo osservando questo universo nel modo uguale e contrario, non in base all'azione vera ma alla reazione. La reazione che noi usiamo è il logaritmo decimale, mentre l'azione è 10 elevato a potenza. Ebbene, se ora noi ci rifacciamo proprio alla Bibbia, a quello che è stato affermato dalla Bibbia, che cosa ci risulta? Che 10 elevato a 7 rappresenta tutto il movimento di 10 al cubo dentro il valore assoluto che, essendo il 10, presenta la potenza assoluta in linea come 10 elevato proprio a 10. Poiché l'assoluto nel suo potere assoluto è 10 elevato a 10, quando noi lo dividiamo per 10 elevato a 3, ossia alla trinitaria rappresentazione del volume, noi abbiamo tutta l'opera fatta dalla Trinità ed è 10 elevato a 7, e poi lo osserviamo nella potenza abbattuta attraverso il logaritmo decimale che ci determina i 7 giorni della creazione del mondo. Ma quando noi andiamo a considerare che Dio è uno e trino, allora implica 4 dimensioni, e 10 elevato a 10 diviso per 10 elevato a 4, ripeto, un 4 che considera l'unità e la trinità di Dio, determina 10 elevato a 6, e il logaritmo decimale di 10 elevato a 6 sono i puri giorni del lavoro pulito fatto da Dio. Perché? Perché quell'altro che contiene l'uno aggiunto come il tempo aggiunto alla dimensione 3 dello spazio è l'esistenza, e l'esistenza è proprio un qualcosa che appartiene al Dio dell'esistenza, a quel Dio che quando Mosè gli chiese: ma tu chi sei? Io sono il sono, sono l'essere in assoluto. E di conseguenza vediamo benissimo che il sabato, che è il settimo giorno aggiunto, è proprio il giorno di Dio, perché l'esistenza di ogni cosa che esiste al mondo appartiene al fondamento dell'esistenza, ossia a Dio. Ora vedete, dal filone del padre Abramo sono uscite tre fedi. C'è la fede ebraica, c'è la fede cristiana e c'è la fede musulmana. Delle tre, la sola veramente conforme a tutto quello che stiamo dicendo è quella che si basa su Gesù Cristo, è quella cattolica, perché la fede cattolica dà la ragione della creazione del Dio con un'opera complessiva 7, in cui ci sono stati 6 giorni di lavoro e uno di riposo. Lo spiega appunto la unità e trinità di Dio, di Gesù Cristo, che porta a 3 enti assoluti come 10 elevato a 0, 10 elevato a 1 e 10 elevato a meno 1. Questa è la trinità di Dio, una verità che ha 3 enti assoluti che sono coesistenti e operano tutti e tre. Ebbene, poiché questa è la verità operativa, noi abbiamo che Dio esisteva già, il Dio di Gesù, nel Dio ebraico, esisteva nella creazione del mondo, è esistito anche quando ha dato gli ordini, ne ha dati 10 nei comandamenti, e poi ha detto che la parte di Dio erano le decime,
Ora, se si tiene conto che i comandamenti sono 10 e le decime sono la parte di Dio, è perché 10 decimi uguale 1. Il Dio assoluto non può essere solo il Dio del cielo, perché quello, secondo la nostra visione, è il Dio onnipotente. Ma se Dio fosse solo onnipotente, lo avremmo determinato e costretto alla onnipotenza. Invece l'assoluto implica il rifiuto a ogni possibile determinazione, anche quando è buona, come noi la consideriamo, l'onnipotenza. E allora Dio si dissocia in due enti, uno unico e virtualmente potente, l'altro un infinito di esseri che vivono all'interno del suo essere e che sono tutti impotenti. Attraverso la dissociazione in questi due enti, in cui da una parte Dio è uno solo e potente, dall'altra parte è un infinito di enti e tutti onnipotenti, si gioca l'unità di Dio, perché anche l'unità del Dio assoluto si ottiene con l'esistenza assunta da Dio sia dell'onnipotenza sia della impotenza, perché se Dio, ripeto, assumesse solo la potenza, sarebbe determinato dalla potenza, e Dio non è determinato neanche dall'amore, dall'odio, da tutte le nostre cose che gli attribuiamo, ma certo poi li orienta, usa le parti negative per bruciarsi per conto loro e far emergere quelle negative. Chi ha più fede nelle cose è proprio Dio, consente al sì di essere se stesso, sì, e allora il sì del sì è sì, e poi consente al no di essere se stesso, no, e quindi poiché il no del no è un sì, anche il no significa sì. In questo modo abbiamo visto che l'unica veramente fede che sistema tutte le cose e che è già presente nell'Antico Testamento è la visione una e trina di Dio, quella cui si arriverà solo con Gesù Cristo.